Siamo insieme a Mario del comitato Notav Terzo Valico della Vallemme. Appunto oggi questa grande manifestazione, si parla di 2500 persone, per cui una manifestazione assolutamente riuscita. 2500 persone in piazza per dire no al Terzo Valico, perché? Ma analizzando la situazione dal punto di vista ambientale, il Terzo Valico presenta delle problematiche veramente grandi. Due sono quelle da cui potremmo iniziare a ragionare: il discorso acqua e il discorso rocce serpentiniti, che tradotto in parole molto più povere, amianto. La nostra zona, lungo l'assist di voltaggio, nota ai geologi come divisione fra Alpi e Appennini, è una zona ricca, tra virgolette, di amianto. Nei documenti ufficiali di COCIV noi troviamo citata la problematica, ma oggi COCIV sta smentendo la presenza di tali rocce nella nostra valle. E ovviamente scavare questo tipo di materiale e depositarlo nell'ex cava, secondo noi, potrebbe provocare dei problemi alla salute umana. L'altra tematica di rilievo è quella legata all'acqua.